Eccoci qua, siamo io e Davide. Ciao Davide. Ciao Ralph, buonasera. Allora, oggi sentiamo Beppe Di Bella. Beppe Di Bella da Marcianise. Vediamo se si sente. Pronto Beppe? Ciao, ci senti? Ok, c'è pure Davide Ciao qua. Beppe, buonasera. Ciao Dario, buonasera. Allora Beppe, come che dici? Come stavi? Che stavi facendo di bello? Senti, insomma Beppe, questa situazione come la viviamo? Qua forse. Ragazzi, io sono una persona molto realista, però nel frattempo voglio anche essere positivo, perché se non siamo positivi, per chi fa questo mestiere, conviene anche cambiarlo. Siamo realisti, dunque vediamo quello che succede, purtroppo quanti morti ci sono in giro, la gente come soffre, però io ci parlavo con un amico al telefono e comunque almeno mi ritengo fortunato, dunque per fortuna c'ho una casa. Riusciamo a fare ancora la spesa, però mi preoccupano quelle persone che magari già prima non avevano tutte queste necessità. Però dobbiamo essere comunque sempre positivi, perché dovete dare noi la speranza, magari ecco, io ho dei figli, devo dare comunque una speranza ai miei figli, far capire che questo brutto momento passerà, perché se abbassiamo la guardia è un attimo andare in depressione, in ansia e via discorrendo. Eh sì. Voi come la pensate? No, più che altro, comunque, vediamo la realtà qual è. Poi, insomma, Davide ci dirà anche che comunque qua siamo a fine marzo e siamo ancora in alto mare. Probabile che la Vabbè, stagione. era prevedibile comunque a fine marzo di essere ancora in alto mare, non è che la Cina ancora deve uscire ancora dal tutto da questo tunnel. Quindi io credo che almeno se tutto va bene, ne abbiamo anche noi per 2 mesi e mezzo, 3 mesi ancora. Il problema secondo me è il dopo, nel senso che io non credo che al momento in cui Conte fa il discorso alla nazione dirà: signori, siamo liberi del coronavirus, scenderemo nelle strade a festeggiare, non ci crede a questa cosa stile mondiali, quando l'Italia ha vinto il mondiale nel 2006, Ah, non certo. crede a questa cosa, perché comunque saremo sempre più attenti. Adesso ecco, questa cosa ci porta il coronavirus. Beh, bene o male ci porta comunque più attenzioni a voler bene più le persone vicine, la famiglia, i genitori. Tipo io ho mia mamma che comunque vive a Palermo, l'attenzione si è rivolta a lei, comunque sono 1.000 km di distanza, in tutti i giorni le videochiamate, le classiche cose che magari è comune farlo, adesso stanno facendo più spesso. Eh sì. I beni primari, alla fine il 10 euro ce l'abbiamo tutti quanti in tasca, però quello che adesso ci serve veramente, ecco, quanto manca un abbraccio dei genitori, delle fidanzate, degli amici, dei figli, dei fratelli. Quindi sono cose, ecco, i soldi sono cose che passano in secondo livello, anche se servono in un momento veramente così drammatico come questo. Perché ecco, messi da parte quei spiccioli che abbiamo nel nostro mestiere, quando finiranno che faremo? Noi siamo una categoria non riconosciuta, però nel frattempo questa categoria non riconosciuta, almeno a me personalmente, mi ha fatto voglio diverse soddisfazioni, ho comprato casa, la macchina, gli sfizi, comunque, meno male, e ci campiamo. Eh sì, è anche giusto così che uno abbia quelle gratificazioni dal proprio lavoro, come tutti i lavori. Sicuramente, ecco, noi secondo me siamo. Per chi fa questo, il giocoliere, il trampoliere, lo sputacuoco, lo showman, il cabarettista, chi interagisce con persone nei villaggi, le serate, il DJ, siamo comunque portatori di sorrisi, di felicità. Se adesso mi contatta un amico e mi dice: beh, come la vedi? Io dico sempre la vedo positiva, anche se in cuor mio so che comunque il momento è critico, però
è come quei medici che danno la speranza a quel malato terminale fino all'ultimo momento. Cioè noi siamo dei medici del sorriso, bene o male. Quindi vedere sempre positività anche se il momento è critico, questo è il mio pensiero. No, ma è un pensiero, è un bel pensiero, ed è un pensiero penso condiviso anche da me e Ralph, nel senso che in ogni caso noi siamo fondamentali alla società. Ad esempio nello Statuto dell'Arte di Strada di Napoli vi è scritto che l'arte di strada è liberalizzata proprio perché l'arte di strada è un creatore di momenti di aggregazione, di socialità tra le persone. E quindi è molto importante al benessere della comunità. Infatti l'unica forma che è rimasta ormai di aggregazione e socializzazione è questa, l'arte di strada, l'associazione culturale, ormai è questo quello che è rimasto per fare aggregazione. Ieri mi mantengo certi discorsi così, che tu sai, a volte sento del passare del tempo, carteggiamo sui profili Facebook, allora commenti il tuo post, tu commenti il mio, bene o male, ti passi un po' del tempo. Ieri mi sono imbattuto su una pagina Facebook, comunque sull'animazione, dove vedo molti villaggi turistici o mete turisti che comunque cercavano di vendere il loro prodotto, la stagione estiva, perché da giustamente anche loro, se non parte il turismo in queste piccole cittadine del meridione, comunque si affaccia sul mare, si morirebbe veramente di fame. E poi comunque loro erano veramente entusiasti comunque di proporre il loro prodotto. E la settimana dal 15 luglio al 15 agosto, 400 euro, comunque erano tutte queste formule vantaggiose. Gente del nord negativamente direva: ma chi viene più al sud? Ma sinceramente, ma chi mi vuole? Vabbè, questa è una reazione. Cioè, non lo so, quello del nord dice chi viene più al sud, forse dovrebbe essere più viceversa la cosa, anche se è una cosa stupida, però sì, non è che tu dici è qua il problema. Vabbè, comunque. Perché Rafa, pure io posso, adesso io vedo anche i nostri colleghi, perché fanno gli spettacoli, fanno le video dirette dello spettacolino che solo facciamo noi. Questo non significa che alla fine uno lo fa, credo, per avere visibilità o per vendere il suo prodotto. Si fa per mostrare qualcosa in più di ottimismo. Sì, in effetti è un segnale che uno dà, anche noi con il fatto di aver creato il podcast è qualcosa, nel senso ci siamo, esistiamo, non siamo in prima linea, perché non siamo in prima linea, però in seconda, in terza, in quarta, magari sui monitor, siamo online, ci siamo, esistiamo ancora. Mi ripeto, ecco, magari tu è fortuna, ecco, io c'ho un garage, scendo giù, vedi che mi animali. Le lavo, le pulisco, insomma. Poi mi sto preparando un'incubatrice perché c'è il serpente per deporre le uova, quindi mi sto facendo un'incubatrice fai da te. Bello. Le uova. Quindi meno male. Quelle poi hanno bisogno di calore, no? Non ho capito. Hanno bisogno di calore le uova per essere covate. Hanno bisogno di umidità e di calore. Dentro, infatti c'è una scatola di polistirolo, quindi quella per portare le mozzarelle, quindi ho messo la griglietta, io ho messo comunque un termostato, il cavo riscaldante, lo prendo la vermiculite, che è un materiale che dà umidità, rimane, se la bagni rimane una settimana con questa umidità, questo è. C'era quei ragazzi veramente stanno soli, chiusi in casa, che non c'hanno un garage, non c'hanno un cortile, non c'hanno cosa fare, magari ecco noi. Il biril, sì, allora le clave. Oggi ci stai proprio sminuendo. Allora, il discorso è questo, che noi per fortuna che li cose, le pazzielle mi creato. Allora, il discorso è che sì, a volte basta pure io spesso, per esempio, quando sto a casa per non fare rumore in giro e magari non voglio scendere giù. O per esempio ho il cilindro, i cilindri dove magari se cade non fa niente, non si sente, abito nel condominio e quindi uno si arrangia, però comunque diciamoci la verità, è un palliativo, perché non c'è cosa più bella per i giocolieri che allenarsi all'aria aperta.
tutto il allenarsi resto. con altri giocolieri, Oh, ragazzi, viene da dire. soprattutto, voglia. Cioè, è diventato un lavoro molto solidario. Vabbè, una vita ora che è solidaria. La speranza è che quanto prima passi tutto in fretta. E il discorso è più quello economico, perché, raga, il problema è proprio quello per gli artisti, soprattutto, tutto fermo. Oggi mi chiamava una signora, mi ha chiamato la signora per un evento a settembre. Ma mi credete, io non, cioè, non ci credevo neanche io in questa telefonata, perché. No, cioè, di cosa vogliamo parlare? Non sappiamo neanche quando ricominceremo, se potremo ricominciare, perché vi assicuro che prima di un anno non si possono fare eventi, perché magari ci sono ancora i postumi del contratto. Chi lo sa? Rappa, però io capisco, però se non si possono fare gli eventi, perché comunque ti va adesso in Cina, la restrizione è stata, ancora la parte della restrizione sul discorso di tenere sempre la distanza nei ristoranti, c'è un tavolo sì, un tavolo no. Adesso, fino adesso, questo è quello che leggevo in Cina, nonostante hanno tolto diversi divieti, la gente già sta in strada. Però il problema è questo, non sapendo, ma non posso aprire né bar né farmacie, come fai? Se un bar, come fai ad aprire il bar, la colazione? Cioè, perché ti dico io, se ti dici che si deve partire, bisogna partire tutti quanti, sempre a graduazione, però bisogna partire. Però tu non puoi dire ristorante sì, bar no, farmacia sì, panificio no. Cioè, perché sennò la gente veramente non entra più in questo meccanismo della vita normale che abbiamo fatto fino a ieri. Ma io penso che cambierà radicalmente la nostra vita. Io penso che lo stile di vita che noi tutti prima facevamo non sarà più possibile. Non sarà più possibile per determinate cose. Io spero sia migliore ancora di quello là che vivevamo prima. Però diciamo che il problema era proprio questo, quello che ci ha portato un po' tutte un po' con le conseguenze che sono state poi che hanno aiutato questa pandemia è anche proprio il nostro stile di vita, cioè lo stile che conduceva il mondo prima, no? Penso che debba cambiare un poco, cambierà sicuramente, è già cambiato ed è una forma al momento che io la chiamo vita non vita, nel senso che siamo sospesi, siamo tutti sospesi, stiamo tutti aspettando. E Ma secondo voi quindi non so dobbiamo come vedere, quando. dobbiamo avere pazienza e aspettare il corso delle cose, non intralciare il corso delle cose magari. Dimmi, dice Beppe. No, ma secondo voi, una vostra visione, voi siete ottimisti su questo periodo che finirà e se finirà, quanto pensate che possa finire? Allora, sì, sicuramente finirà, tutto quello che inizia finisce. E quindi quando finirà, secondo me finirà quando tutti i paesi del mondo avranno debellato. Quindi inutile che magari in Italia è finito il contagio, però magari in Francia e Spagna c'è ancora. E comunque significa che c'è ancora il virus che sta girando e nell'aria. Poi soprattutto finirà quando ci sarà il vaccino. Arriverà il vaccino, allora tutti guariranno, tutti saranno immuni. Però è tutto legato a quello, ma per me il tempo, l'America è un focolaio grandissimo, infatti fa veramente la nominano l'epicentro, il nuovo epicentro dell'epidemia. Là, fin quando non sarà debellata, non possiamo cantare vittoria, quindi. E quindi noi come Italia dobbiamo aspettare che prima l'America risolva i suoi problemi. Secondo me sì, perché lei. E allora è giusto, ci vorranno minimo 2 anni allora. Perché anche il fatto di decidere il vaccino, secondo il mio pensiero, noi non abbiamo ancora un vaccino anche contro l'HIV, altre malattie, perché non esiste ancora un vaccino su queste terribili malattie, per carità. Quindi se non abbiamo il vaccino, quindi non potremo più uscire di casa, perché sta facendo più morti il coronavirus che l'HIV e come altre malattie, dove nonostante tutto ci stanno dei farmaci, ma non sono i vaccini. Indubbiamente se noi dovessimo uscire, ma ci sono i paesi ancora in Europa infetti, comunque noi compriamo prodotti, comunque dovremmo chiuderci, solo chiudere tutti gli aeroporti, chiudere tutto e rimanere isolati noi, ma
Ma comunque ci sono famiglie che hanno parenti all'estero, quindi sarebbe Sì, e impossibile. come fai tu? Anche un anno, anche 6 mesi, anche 3 mesi, persone chiuse ancora senza uno sbocco lavorativo. Cioè, quando finiranno i soldi della mensilità, queste persone magari hanno preso a fine mese, e come fanno ad andare a fare la spesa? Cioè, a pagarsi l'affitto, a pagare le utenze? Perché qui adesso, che adesso, con tutto rispetto, almeno nel mio caso, sono tante le chiacchiere fatte dal governo, al di là che possono essere giustamente, non vorrei essere al loro posto a prendere decisioni, però le chiacchiere, cioè io c'ho il mutuo, lo sto pagando lo stesso, e le bollette le sto pagando lo stesso, come penso come ognuno di voi, Certo. ma quando finiranno quei soldi che hai messo da parte, come si farà? Quanto può durare questo salvadanaio che abbiamo messo da parte? No, ma non deve essere, ecco, l'intervento deve essere quello governativo, dove come si fa in Cina? In Cina, là c'è un regime comunista. In Cina portano la spesa a casa, tutti hanno le Però stesse cose questo da non è mangiare. purtroppo, non è purtroppo, sto dicendo purtroppo, vabbè, comunque siamo italiani, viviamo in Italia e questo non accadrà mai. Comunque, quanto fa l'Italia? 60 milioni di abitanti, quanto fa? Sì, più o meno. Sì. 60 milioni di abitanti, anche se puoi pagare 1.000 euro a famiglia, quindi peraltro ci sono circa 30.000 famiglie in Italia e sono 30 milioni, dove li prendi? Al mese? Come fai? Cioè io so che la Tanti Germania ha dato soldi come ha 40 milioni. fatto la Germania. La Germania ha dato 47 euro al giorno ogni persona, la Francia 67 euro, noi queste cose qua non sappiamo neanche cosa significa. Questo Si esiste. parla di dare, e tu lo sai Raffa, noi stiamo aspettando ancora soldi anche dall'INPS dei contributi, ma quindi se già c'è un ritardo per cose fatte e pagate, pensa solo a queste situazioni qua. Sì, Cioè, deve questo essere poi ti rifatta una ripeto. manovra, ma della serie fare dei tagli importanti. Ecco, noi come paese facciamo degli investimenti a volte grandissimi, compreso comprare i caccia, eccetera. Allora magari si sospende qualche grande spesa e intanto in tempo d'emergenza si fa un calcolo di 40 euro a persona e insomma e si... Ma questo è il nostro pensiero, Raffa, Certo, va bene. chi ci gestisce lo fa. Cioè, questo è il pensiero nostro, di tanti padri di famiglia, comunque sono in alcuni posti, alcuni padri di famiglia veramente sono già con le spalle al muro. Mi dispiace, comunque sono padri di famiglia pure io e posso capire. Cioè, però ecco, quando mi era questo, ma pure il discorso, sempre adesso ci sta questa pagina per i ragazzi che fanno a scuola, grade school, dove i ragazzi stanno studiando, ok, io alla bambina devo stampare circa 15 pagine al giorno per i compiti, ma se lo vedo tutte le persone d'Italia hanno una stampante, quando finisce la cartuccia come fanno? Cioè, non tutti, finisce il credito del telefono, non c'è più la linea telefonica, come fai? Tu spendi 10 euro di panini o 10 euro di ricarica? Certo, no, no, questo sì, ma infatti le spese sono tante, poi noi siamo abituati. Però sai che ti dico che è vero, noi siamo abituati ormai là. Noi siamo spendaccioni, il problema è che noi siamo spendaccioni, adesso ci stiamo rendendo conto del valore dei soldi. Tu se pensi che ogni persona, magari che ne so, in media, non dico tutti, però l'abbonamento a Netflix, che ti posso dire, Amazon Prime, che ti posso dire, telefono sempre carico. Allora dici, guarda che soldi spesi, comunque a volte non si utilizzano neanche certe cose. Cioè, sinceramente, poi vedi, poi ci si ritrova in queste situazioni e devi tirare tutto all'osso, devi tirare tutto, devi ridurre tutto, quindi significa panini, ricarica da 5 euro. Per questo dico, come giustamente dopo vado i famenti a aspettare, perché pure io c'ho Sky, alla fine lo sto rivalutando in questi giorni qua, giustamente, perché avendo più tempo stai più con la televisione accesa, vedi qualche film o qualcosa così. Prima lo avevi, ma quanto lo vedevi Sky? Cioè, poche volte film, perché comunque lavorando di sera, tu lo sai, difficilmente vedi il film o il programma che più ti fa piacere. Però adesso magari lo stai sfruttando. Però se c'è adesso con Sky, toglierà da qualche mese Sky, spende più di 35 euro al mese di Sky, più convenevole, magari andrà proprio di spesa in più. Infatti, Certo. cioè, sono tante le cose. Per questo io spero, guarda, che dentro 2, massimo 3 mesi non usciamo, la situazione è talmente critica,
rossa che non so come la, cioè io dico la verità, non so se riuscirei a stare un altro mese in casa. Ma non perché non mi va di stare in casa, ma per cercare comunque di andare a trovare il vivere, perché il vivere, porto sempre così, se dopo finiscono i viveri, i soldi, in qualche modo devi fare. Quindi secondo me tra poco vedrai rapine e raffiche nel supermercato. Ma rapine e raffica. Il discorso sì, perché sennò qua si parla insomma di reinventarsi, si parla comunque, ora per esempio il settore sanitario è quello, se ci pensi, il settore sanitario è quello che ora è più gettonato. Ma non ti dico l'infermiere perché, però magari che ne so, ci sono i corsi OSS, la butto lì, corsi che durano 5-6 mesi, l'operatore sociosanitario magari va negli ospedali a dare una mano e magari sono settori che ora servono tantissimo e sono pagati. Molte persone potrebbero pensare di reinventarsi e magari provare anche altre strade che ora lavorano, nei supermercati ora si lavora, e ci sono settori che gli autotrasportano, comunque ci sono persone che ora lavorano, i lavori da casa, lo smart working, chi lavora in ufficio da casa, i grafici, che ti posso dire? È proprio il nostro settore che è un settore critico, perché noi lavoriamo solo a contatto con le persone, però ci sono altri settori che invece stanno lavorando. Quindi sono 3-4 settori che stanno lavorando, io li conosciamo più importanti, che alla fine poi in offerta l'idraulico sta lavorando, se non chi ha chiamata, se serve per l'urgenza all'ospedale o a qualcun altro, non penso che, perché anche sono pure i cantieri, quindi alla fine la chiesa edilizia è anche ferma. Sì, però per esempio l'idraulico, facciamo un esempio l'idraulico, se io faccio l'idraulico e la signora mi chiama che ha il tubo che si è rotto, sta uscendo acqua, io magari mi faccio l'autocertificazione e sto andando a lavorare e vado dalla signora e gli faccio la riparazione. Quindi al momento bisogna essere positivi e sperare che quello che stiamo facendo valga la pena. Quello sì, infatti la positività è quella che pensavo io, l'essere ottimista, quello sì. Aspettiamo il trapila, anche se il trapila alla fine usciamo a vedere se dovevi distare almeno altri 15 giorni in quarantena, che dopo alla fine non ho capito mai sta quarantena, che io sappia, almeno nel regno animale sono 40 giorni. Non è che ho quarantena, alla fine è una quindicena alla fine. Sì, difatti sì, la quarantena sui 40 giorni. Spiegami questa cosa, se fai la quarantena è 40 giorni. Sì, no, la quarantena sono 40 giorni, però per noi su la gente va in quarantena 2 settimane, infatti no, hai ragione. Allora, pensa, tu quando compro degli animali nuovi o nelle varie fiere di rettili, di animali esotici, quando lo porto a casa, dunque, quando lo compro, lo porto a casa, lo devo in quarantena prima di metterlo magari in un terrario dove ci sono già altri animali. Perché insomma sapere magari animali importati, cosa vai, possono avere dei parassiti, quindi tu lo tieni comunque in quarantena e poi lo metti diciamo nelle tue tecche che già hai portato o magari insieme a un altro animale della sua specie. Perché l'uomo non fa la quarantena e fa la quindicena? Questa potrebbe essere una soluzione, ovvero riprendere la vita, però se cambi, diciamo, zona, se cambi proprio luogo, vai messo in quarantena abituale, per fare ciò magari ti fanno fare questa quarantena del viaggiatore, chiamiamola così, cioè che io per viaggiare di nuovo, per muovermi di nuovo, se vado in un altro posto che non è il mio posto di domicilio, di residenza, a me mi mettono in quarantena magari per 15-20 giorni in modo da far sì che il mio organismo si abitui a quello che è un habitat diverso, no? Come per gli animali. Certo, bravo. Ma infatti pensavo era più facile dire in Italia deve stare in quarantena, quindi 40 giorni, e poi si vedrà. In 15 giorni, però alla fine 15 giorni sono stati fatti comunque in diversi periodi del mese, che sia del 10, che sia dal 15, che sia dal 20, negozi aperti, negozi chiusi, quindi alla fine io credo che dal 3 aprile andremo in quarantena. Beh, vedremo.
possiamo solo aspettare questa cosa, anche perché il nostro governo, come vedo che anche altri governi, io proprio in questo periodo di quarantena sono molto in contatto con amici miei che sono in Inghilterra, in Francia, in Germania, e devo dire la verità, loro hanno una quarantena diversa dalla nostra, cioè loro hanno meno restrizioni di noi, perché il sistema sanitario altrove è migliore di quello nostro e quindi c'è più questo format di lavorare con i tamponi, cioè di isolare i casi di persone che sono veramente malate di questo virus, che sono prese da questo virus, si mette veramente in quarantena e si fanno le cure per questa persona. Questa quarantena serve proprio, diciamo, a far uscire fuori quelli che sono i malati. Poi tutta la storia, la ragione per la quale noi siamo in quarantena è perché potremmo essere asintomatici. Quello è, quindi non possiamo fare altro che aspettare e sperare che comunque le cose migliorino, e miglioreranno sicuramente per forza di cose, perché al di là delle persone che escono, continuano ad uscire, eccetera, quelle io penso che comunque siano molto poche, e si stanno applicando delle norme per, diciamo, punire queste persone e far sì che poi non ricommettano lo stesso errore. Però, per noi che, tra virgolette, noi tutti quanti, la gran parte degli italiani che stiamo a casa in questo momento, è un momento cruciale, noi dobbiamo rimanere a casa fino al 3 aprile. Sì, infatti il messaggio che io sento di dare è restate a casa per ripartire. Quindi speriamo di ripartire tutti quanti con le nostre attività, con i nostri modi di vivere, con la nostra vita, perché alla fine diciamo che la vita di ognuno di noi ci è stata tolta in questo momento, perché sì, siamo in vita, respiriamo, però non è vita quella che stiamo facendo. Però pure è vero che magari quella di dopo potrebbe essere meglio, nel senso che. Sì, vabbè, ma tu lo sai, comunque stando a casa, comunque ti medesimi comunque ai carcerati, alla gente che non può uscire di casa, alle persone inferme, agli anziani. Quindi stiamo vivendo un po' quelle situazioni che magari, ecco, i nostri nonni nel nostro mondo, che magari noi non pensiamo, però ecco, loro fanno questa vita H24, tipo la nonna sta a casa sola H24, se non che qualcuno va a trovarlo. Quindi però male, io sto rivolgendo molte cose sugli aspetti proprio Umani. umani, ecco, l'aspetto umano, sentire un parente che magari non si vede più, di fare la videochiamata, ecco, cose che magari prima facevi una volta a settimana, adesso è una cosa quotidiana, ecco, chiamare di ripeto, chiamarla con la videochiamata è una cosa quotidiana. Mio fratello, mia sorella, comunque viviamo a distanza proprio di chilometri, sono quasi 1.000 chilometri, quindi bene o male usiamo, ecco, i social per vederci e darci comunque un po' di conforto. Sì, va bene ragazzi, abbiamo raggiunto il limite, perché sennò finisce questo podcast, dura 8 ore, una quarantena. Allora io vi ringrazio, vi saluto. Posso solamente Certo, dare certo. proprio un annuncio, un Sì. appello, diciamo così. Quello che secondo me dobbiamo anche curare molto appena questa storia finirà è il nostro ambiente. Dobbiamo avere cura del nostro ambiente, ragazzi, perché è tutto correlato. Se questa cosa del pipistrello è vera, è stato il pipistrello ad aver infettato la prima persona, è proprio perché abbiamo costruito infrastrutture dove c'erano habitat degli animali. Quindi diamo importanza più all'ambiente che proprio al Assolutamente, capitalismo, assolutamente, assolutamente. alla costruzione continua che stavamo facendo noi come genere umano. Assolutamente, infatti che È venga dal pipistrello là io insomma un po' di dubbi, però comunque se viene dalla natura questo virus è una risposta alla violenza che abbiamo sempre fatto al pianeta.
E che poi insomma la violenza la facciamo nel quotidiano, ma la facciamo in grande con le grandi industrie che scaricano, che producono gas, perché diciamoci la verità, insomma, la grande produzione ha ammazzato molto, diciamo, l'atmosfera. Il profitto ha ammazzato l'ambiente. Sì, assolutamente. Va bene, ragazzi, io vi saluto e grazie Beppe dell'intervento. Ci Grazie a voi, grazie a voi. aggiorniamo. Ciao, grazie a tutti. Ciao amici, Ciao, un abbraccio. ciao.